Bentornati in questo nuovo video, oggi vi presento questa realizzazione, ovvero un letto a castello per i nostri bimbi. Vi dico subito che non è un letto a castello per bambini, o meglio, non solo per bambini, nel senso che le dimensioni sono quelle di un letto standard, classiche 200x90, quindi ci si può dormire dagli 0 ai 99 anni. Il progetto è possibile scaricarlo, vi lascio in descrizione e nel primo commento tutti i riferimenti per farlo, quindi per scaricarlo. Avrete ben 30 pagine super dettagliate con tutte le misure, tutte le informazioni necessarie per poter appunto realizzare questa struttura e soprattutto avete la possibilità di una consulenza diretta da parte nostra o tramite WhatsApp, messaggi, mail o anche direttamente col telefono se preferite, in modo tale da riuscire a fugare tutti i vostri dubbi, anche perché si tratta di una struttura importante, ci dormono in questo caso i nostri bimbi e quindi la sicurezza deve essere sicuramente al primo posto. È piena di soluzioni originali che scoprirete passo passo guardando il video, non ultima queste corde che consentono di avere una prospettiva un po' più ariosa rispetto alla classica soluzione con delle doghe, che sarebbe stata sicuramente più claustrofobica. Poi c'è dentro anche della stampa 3D, ma di questo parleremo più nel dettaglio successivamente. Ci sono delle doghe amovibili che consentono di rifare il letto in maniera più agevole. Non fatevi scoraggiare dal fatto che in alcuni passaggi vedrete la CNC al lavoro. Tutto può essere benissimo replicato attraverso l'utilizzo di attrezzi manuali, quali ad esempio scalpelli, o seguendo la strada dell'autocostruzione di dime, come io stesso ho fatto in passato, ad esempio per la creazione di fresate cieche. Nel progetto, vi ricordo, trovate il PDF, lo SketchUp, quindi col modello 3D con tutte le misure, trovate i file per la stampa 3D e a tal proposito appunto volevo dirvi che se non avete la stampa 3D non vi preoccupate, si possono, ne parleremo in video, si possono mettere in atto delle soluzioni alternative, oppure se preferite possiamo anche inviarvi noi questi semplici supporti per poter appunto realizzare qualcosa che è esattamente uguale a quello che abbiamo fatto noi. Un'altra soluzione particolare è questa scala, non è la classica scala a cubotti, ma è fatta tutta esclusivamente in legno massello. Tra l'altro, un'altra particolarità di questo letto è che non ha una vite al suo interno, è stata progettata, o meglio, è stato progettato questo letto per appunto avere tutto ad incastro. Ci sono anche questi tappi, sempre stampati con la stampante 3D, per coprire la zona dove ci sono delle bare filettate che vengono avvitate con dei bulloni, ma poi appunto non mi dilungo perché lo vedrete tutto in video, anche per questi se volete possiamo stamparli noi e inviarveli. Il progetto sarà disponibile da subito e esclusivamente nella prima settimana avrà un prezzo scontato, poi successivamente lo troverete sempre disponibile a prezzo pieno. In questo primo video vedrete tutta la realizzazione nuda e cruda dall'inizio alla fine, con zero parole, zero commenti, quindi sarà molto diretto. Nel secondo video, che uscirà invece settimana prossima, quindi dipende un po' da quando vedrete questo video, il secondo potrebbe essere già uscito, comunque nel secondo sarà un po' più discorsivo e parleremo un po' più nel dettaglio, cercando un po' di motivare le soluzioni che ho adottato per questa struttura che, ripeto, essere molto particolare. Se avete qualche curiosità ulteriore lasciatemela qui sotto nei commenti, vi ricordo di mettere un bel pollice in su se il video vi è stato utile, vi piace, insomma condividetelo perché è molto importante per la crescita del canale, scaricate il progetto, chi desidererà di riprodurre questa struttura poi ci sentiremo appunto, come vi dicevo, mail, messaggio, anche telefono, non c'è problema. Io vi ringrazio sin d'ora per la visione e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul canale della Happy Family. Ciao ragazzi!
pittare. Sì, 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 ti porto giù.